Lo sai che cosa odiano i videomaker? Sì. Odiano se fai così. Ma anche perché la fascia, guarda, ha fatto veramente l'occhio un po' accigliato. La faccia cattiva, però... Però è un amico. Vedi come sta lavorando? Quanti poi, gradi sono qui? Ma sono massimo 2 gradi. Due gradi. Gli abbiamo anche chiuso il frigorifero per non farlo ammalare, anche per farlo durare la mezz'ora, esatto, dell'intervista. Va bene, allora iniziamo. Vai, dunque, dai. Amici di Braccio Ancora, in tanti mi chiedete quando vado in giro per l'Italia, ma sto Fabio Galli chi è, che fa, no, perché... Dov'ha? Però, diciamo, quindi abbiamo organizzato questa, diciamo, questa intervista lunga dove potremo raccontare tutto quello che te va. Vabbè, quindi dai. Se siete interessati al personaggio, continuate a vedervi il video, altrimenti skippate e andate a mangiare 2 sottilette dell'Eurospin. Te l'hai messi veramente da... Tu, un... subito, secco. Allora, bravo, lui, corretto. Allora, Fabio Galli, però famo così. Sì. È bello delle presentazioni se te la fai da solo, no? Bene, bene. Presentate. Bene, bene, bene. Allora, sono Fabio Galli, mi professo gentleman butcher. Sì. O butcher all'italiano, ma butcher. Diciamo che noi facciamo il nostro lavoro ormai da 70 anni. Tu non c'hai 70 anni. No, mio padre cominciò, quindi diciamo che, come si dice, al primo taglio, mio padre diceva, il mestiere ti sta entrando nel sangue. Quindi questa, diciamo che abbiamo passato tutti questi step successivi. Evolvendo la nostra attività, abbiamo intercettato e selezionato un mercato che ad oggi è molto importante, la pappella maggiore, anche perché poi è la carne che a me piace. Facciamo tutta una selezione. Ok, la selezione mi piace, però se uno oggi ti chiede, ma tu che lavoro fai? Macellaio. Tu sei un macellaio. Io direi macellaio, purtroppo mi tocca girare come la pettamaia fra un set televisivo, un paio di storie, vai in Lituania, vai in Polonia, vai a vedere l'Angus in Croazia, perché poi alla fine gestire oggi una bella azienda, una buona azienda, è riuscire a coprire tutte quelle che sono le necessità di un'azienda, che vanno dall'organizzazione chiaramente di uno stabilimento, passano per la cosa più importante, quello che dico sempre ai miei clienti, i fornitori sono una cosa estremamente importante. Bene. Tutti siamo clienti di qualcun altro. Okay. Allora, numeri di questa azienda, il fatturato non ve lo dico, sai perché, tanto se stai vogliono fare i cazzi tuoi, ma poi la nostra è una SPA, no, quindi c'è bilanci. Vanno sul sito, zig e vi fate i cazzi del suo fatturato. Diciamo che allora, facciamo... quanti dipendenti c'hai? Allora abbiamo più di 30 dipendenti. 30 dipendenti. Uffici, amministrativi, abbiamo le consegne interne che facciamo per Roma e Lazio, dopodiché ci avvaliamo di vettori, perché ormai stiamo consegnando un po' in tutta 30, Italia. 30 dipendenti, già c'è la rappresentativa sindacale, sì, che sì, ma perché voglio molto bene, anche perché poi se non ci vado d'accordo li risosso e li impicco in sala mensa, ma questo non è vero, lo tagliamo, questa è una butade, chiaramente è una butade. Allora, ma oltre questo, poi abbiamo comunque sia post pandemia, io ormai non ho più degli agenti di vendita come ho sempre avuto, ma ho tutti i personaggi instagrammer, anche perché è il modo più bello e più intelligente di riuscire a comunicare insieme a un pubblico vasto quello che facciamo. E che cosa ci ha portato questo? Innanzitutto a una notorietà che ad oggi, ringraziamo Dio, spinge e va molto bene. Ma la domanda che mi fanno sempre, siccome io amo il mio lavoro, ma voi non lavorate, voi vi state divertendo. No, e lo dice pure mia moglie. Aspetta, questi lavorano, si fanno un culo tanto. Senti una cosa, esiste un Fabio Galli pre-Covid e un Fabio Galli post-Covid? Assolutamente sì. Benissimo. Assolutamente sì. Quello pre-Covid com'era? Allora, quello pre-Covid era identico, sempre alto uguale, con la barba, però comunque sia, aveva un mercato, come era tutto il mercato di una volta, un mercato già consolidato nel tempo, quindi è passaparola, si continuava a crescere, ormai è un'azienda 70 anni, la mia personale questa ha più di 30 anni, però era una crescita faticosa dal punto di vista dell'informazione e del prodotto che andiamo a dare. La possibilità dei social ci ha portato da un momento all'altro a una visibilità e quindi anche un interesse da parte sia di clienti che di fornitori. Anche l'altra settimana stavo a Rungis di Parigi, camminavo praticamente perché abbiamo un distributore, mi hanno riconosciuto 2 macellai, Mr. Galli, yes, I am Mr. Galli, poi ho finito a Mr. Galli perché tu sei l'inglese, poi zoppico, prima però sono andato la mattina da Italia. Quindi questa grossa opportunità è mettere in evidenza al mondo qual è la tua attività. Quindi principale. Pre-Covid tu possiamo dire che ti approcciavi al lavoro in maniera diversa? Era un approccio tradizionale, chiaramente con una rete vendita, con un'organizzazione che a tutt'oggi è a tutto. E allora funzionava, ma chiaramente non aveva questo boost importante di una notorietà data anche, perché l'obiettivo più importante che io dico sempre, che noi dobbiamo comunicare oltre che ai nostri amici ristoratori e macelleria, al nostro cliente finale. Quindi chi mi segue sa che quel tipo di macelleria o quel ristorante alla mia carne, quindi è il cliente finale poi che regola poi tutto il conto, perché paga chiunque. Allora, ma mi devi raccontare il Covid, la pandemia, quando siamo allora, stati tutti fermi, aspetta, è il post Covid, però io mi sto a morire dal freddo. Andare su. No, se proseguo così cago ghiaccioli. Andiamo in Academy. Ho voluto fare il coatto, non mi sono messa la giacca, mi sto cagando sotto dal freddo. La pandemia, il post Covid, me lo racconti su.
praticamente siamo passati da 2 gradi a 32 gradi. Certo, l'escursione termica, esatto, è quella proprio che non fa male. Zazza, zazza. Va bene, allora, torniamo a noi. Fabio Galli, durante la pandemia, com'era qua la situazione? Quanta carne ci avevi ferma? Allora, pandemia non è quanta carne avevo qui, è che le notizie del nostro super governo italiano, sì, chiaramente spoilerate in anticipo ma poi confermate il sabato, sì, esatto, hanno provocato, oltre la carne che già avevo qui, perché chiaramente io ho sempre molta carne per i miei giri di frullatura e altro. Allora, se stamattina quanti lombi ci stanno appesi in tutto lo stabilimento? Appesi saranno 1500 lombi, tra la frullatura, esatto, okay, e 1500. La parte per sì, così, però la cosa di quello che è successo un po' al Cardiopalma è che nel frattempo loro chiudevano, io avevo tutti i bilici da tutta Europa che arrivavano a scaricarmi la carne, quindi fondamentalmente oltre la carne che avevo è un'altra, siccome per una quantità di merce ascrivibile a che cifra? Non parlare, diciamo, perché in quel momento mi sono sentito relativamente male, però non ho mandato indietro un camion estero. Ah, non l'hai mandato? Non li ho mandati indietro, anche se ero chiuso, perché il rispetto porta rispetto e la continuità del lavoro, che poi diventa anche capacità di far selezione. Questo perché? Perché comunque sia non era una loro colpa, quindi l'ho comprata, l'ho fatta scaricare lunedì mattina, sì, senza un ordine, perché chiaramente eravamo chiusi. Una cosetta che è andata avanti per qualche mese, in quei mesi tu che pensavi? Riflessioni facevi? Allora, che riflessione facevo? Allora, io ho sempre avuto nell'ambito dell'organizzazione aziendale chi curava i social e chi mi faceva da ufficio stampa. Sì. Però io, siccome sono un maniaco dell'organizzazione, per motivi di tempo non ho avuto il tempo di studiare quello che è il meccanismo, perché qui è una professione. Sì, sì, a tutti gli effetti, confermo, sì. E quindi facevo sempre queste riunioni con i miei social, sì, che neanche capivo, perché erano comunque riunioni che facevo en passant fra ordinare un bilico di carne, parlare con 20 clienti, e non capivo neanche quello che mi dicevano. Quindi non ti eri immerso in questa realtà. Anche, e poi mi dava anche fastidio perché non si riusciva ad avere risultati. E io, che insomma, quando parlo con qualcuno devo sempre capire quello che dice, mi mancavano gli elementi basici per capire la loro professionalità, una cosa che a me dà fastidio. La pandemia mi ha aiutato perché io a casa non ci sono mai, la mattina uscivo, andavo nel mio splendido ufficio, da solo chiaramente, perché ormai era tutto chiuso, da solo. Credo che in 4 giorni mi sarò fatto 80 ore di tutorial su YouTube. Sì. E sono uscito. Hai visto qualche video mio, no, in quelle 80 ore? Diciamo che sei stato quasi l'illuminante della situazione, perché poi alla fine diceva uno. Oh, questo registra un redattore. Un redattore che poi mi diventa un influencer di carne, un redattore politico, che Matteo, poi l'ho saputo. Matteo, questa dobbiamo mettere. Quindi diciamo. Evidenziamola sta cosa. Diciamo che sei un case study. Va bene, okay. Però quello mi ha dato la possibilità, siccome poi sono uno che quando fa una cosa la fa. Quindi, allora, l'uomo d'azione obbligato a bloccarsi, per gli forza, cambiano le carte in tavola, sta fermo di fronte a un computer per un X periodo di tempo e matura cosa? Maturo che io possa avere il prodotto più buono del mondo, posso, sì, essere la persona più o meno interessante per la vita che faccio, perché io comunque la ritengo interessante e piacevole perché mi diverto a fare quello che faccio. Si vede, si vede. Però c'è una cosa che se nessuno lo sa è come se non avessi nulla. E poi c'è un'altra cosa importantissima del mondo dei social. Il primo è che noi arriviamo, come dicevamo prima, anticipavamo al cliente finale, nel senso che, sì, chi si siede al tavolino di un ristorante e chi va in macelleria a comprare la loro carne. Quindi seguono il tuo personaggio, vedono il lavoro che fai. Poi la cosa più bella è riuscire a far trasparire la reale contentezza nel mestiere che faccio, infatti succede, e poi anche dei miei tutti agenti, che una volta erano agenti porta a porta, come era un agente, una rete vendita tradizionale, ed oggi sono diventati tutti Instagrammer con un loro profilo, sì, sì, personale, che io chiaramente non regolo. Tu hai detto, ragazzi, prendete questo, vai, e comunicate. Adesso, okay, adesso c'è l'ottimo direttore commerciale che è tutto il giorno davanti a Instagram, tutto il giorno davanti al PC per analizzare e inserire dati. Che sì, poi sì, dopo, sì. Allora, guarda, ti dico una cosa, sull'utilizzo dei social io faccio sempre il paragone con le armi. Sì, chiaro. L'arma, la pistola, può essere uno strumento utile, certo, in determinati casi, può essere uno strumento devastante in altri casi, chiaro, uguale ai social. Certo, certo. E l'utilizzo che, sì, se ne fa non è lo strumento in sé il male, perché a volte uno viene criticato e fai troppi social, racconti troppo. No, in realtà è lo strumento, chiaro, e chiaro, l'utilizzo, chiaro, che se, chiaro, ne, chiaro, fa. Chiaro, chiaro. Però è uno strumento delicatissimo, deve essere equilibrato. Hai imparato quello, subito a utilizzarlo? Allora, ho imparato, social? Sì, diciamo che più che ho imparato, ho studiato. Okay. Quindi la cosa che poi, insomma, spero che mi contraddistingua è il fatto che vado sempre dritto all'obiettivo. E la cosa
che ho capito iniziale dello studio dei social è capire qual è il tuo pubblico, sì, innanzitutto, esatto, che cosa vuoi comunicare, ok, e a che persone vuoi comunicare. Però ti va dato atto di una cosa, sei grandicello, non sì, sei no, di primo pelo, sì, non sei di primo pelo. Direi 52 anni. Esatto, adesso. I pischelli potrebbero definirci dei boomeroni, però sì, per, essere un over 50 sei stato di una elasticità mentale di un teenager. Ma ti posso dire una cosa? Che non so, amici dei miei figli mi seguono, sì, ottimo, più dei miei perfetto, figli. Benissimo. Questa è una cosa, ci fa trovare un po' passerello, detto, però si diverte. Questo denota intelligenza, capacità di essere concavo e convesso. Allora, guarda, io secondo me, sì, no, no, a grazie, prescindere dalla comunicazione, grazie, a prescindere... però io devo gestire un'azienda, quindi sì. Poi tra l'altro mi piace l'organizzazione, noi siamo una delle poche aziende che hanno un IT manager assunto, perché poi tutte le informazioni, come tu giustamente dicevi prima, qui c'è una pistola, può sparare delle cose enormi, ma poi alla fine ci deve essere un'organizzazione che, esatto, che sia capace poi a gestirla, anche perché io dico sempre, noi fino a 2 anni fa avevamo sempre una linea di carne malezzata, ma non era ancora brandizzata, non era ancora identificabile e codificabile come era. 2 anni fa noi consegnavamo fino a Latina, 100 km okay, a Roma. Ok, guarda qui che c'ho io, c'ho tutte le tue, diciamo, cartoncini carini. Lo prendo io, lo prendo io. La vecchiaia, porca miseria, si sente. Tutte le tue Sakura, Sakura, Nami, Yoza. Ma manca, perché? Però, manca però la gente me l'ha approved. Sì, il mondo sta bene. Me l'hanno persa, ma ve la faremo vedere. Vabbè, ragazzi, noi in teoria l'intervistato dovevamo farla sotto, ma poi è saltato tutto che mi stava a cagare sotto dal freddo. Qualche tagliandina, qualche, diciamo, cartoncino è rimasto in giro. Comunque, prima della pandemia tu non avevi questa selezione così verticale sulla marezzatura. Lo sai per quale motivo? Perché? Lo sai per quale motivo? Allora, noi facciamo una selezione. Sì. Allora, partiamo da un presupposto. Il mondo della carne si divide in due grosse categorie, sì, che è legato alla tipologia di animali che si lavorano. Sì. Esistono gli animali da latte, esistono gli animali da carne. Qual è la distinzione? Dici. C'è l'allevatore, povero Cristo, come dico io, perché fanno una fatica atroce, molte volte neanche riconosciuto, o guadagnano da quanta carne produce un animale, o sì, guadagnano da quanto latte produce un animale. Questa è una biforcazione netta sulla tecnica di allevamento e anche sulla genetica degli animali. Sì. Chi guadagna molto da quanta carne produce, quindi parliamo di animali da carne, sì, genetica francese per esempio, Chevrolet Limousine, Blonde, sì, Aquitaine, Garonese, Fassona, che risente comunque del transalpino, della transalpina Francia, hanno praticamente l'interesse a produrre carne in maniera velocissima, ma non per colpa degli allevatori, ma per colpa del consumatore che vuole un determinato tipo, okay, di carne. Sì, sì, sì. Quindi molta resa, io dico poca qualità, animali standardizzati, e questa è una parte della carne. L'altra parte della carne è, la mia promozione è, io mi chiamo Baccaro. Baccaro per quale motivo? Perché l'allevatore guadagna giorno per giorno da quanto latte produce. Sì. Dopodiché che cosa fa? O a fine carriera, le vacche vecchie che noi lavoriamo, o durante l'allevamento, decide di mandare al macello parte degli animali. Ok. Quindi qual è il mio obiettivo? Da una parte ricordiamoci, animali da carne tutti standard, sono codificati. Sì. Animali da latte, praticamente, su 1000 animali, faccio un esempio per, sì, entrare subito nel mondo Sakura e mondo selezione, su 1000 animali ce n'è uno alto, uno basso, uno secco, uno magro, perché non sono nati per produrre carne, ma sono nati per produrre latte, okay, e sicuramente sono meno sfruttati, hanno crescite molto più naturali, sì, perché comunque l'allevatore vuole solamente mungere il proprio latte, molto controllati, perché il latte va sempre controllato. Però c'è una cosa di fondo, che statisticamente, come gli americani chiamano, definiscono prime, no? Loro hanno le varie linee, su 1000 animali da latte, sì, 100 possono far parte della mia selezione. Di questi 100, quindi parliamo del 10%, sì, 60-70, mi dice il 6-7%, è una linea base per me che io chiamo Sakura. Sì. Un 2%, quindi diciamo 20-25 animali possono essere linea intermedia, vuol dire marezzatura più evoluta, linea Yoz, 3 o 4 sono anami, nel senso top marezzatura. Uno è gentleman approved, quindi okay, facciamo un attimo il calcolo di quanta è la difficoltà. Quindi la capacità qual è? È quella di riuscire a creare una, io dico sempre la solita frase, ne facciamo un mestiere. Ripetita Juventus, sì, però sai qual è il discorso? È rendere la selezione serve, se fatta seriamente, perché comunque sia, io non so quante Yoz, Sakura, Anami, gentleman approved, mi arrivano da ogni mattatoio,
ed essere, rendere la frase magica codificabile all'incodificabile, che è praticamente l'uovo di Colombo di uno che fa un mestiere anche con numeri abbastanza importanti, sì, ma comunque deve essere in grado di selezionare, codificare. E quella codifica non deve essere disattesa da parte della clientela, perché la serietà comporta il fatto. Quindi, se io quando leggo Sakura ci sta dietro tutto un lavoro di codifica, di ricerca. Assolutamente sì, okay, te la garantisco io, perché la valutazione, faccio un esempio, sì, arriva un bilico di un mattatoio, scende, si fa una preselezione subito al momento dello scarico, solo per far capire qual è la differenza anche economica fra una linea Nami e una linea Sakura. In un momento esatto che il selezionatore, molte volte lo faccio io personalmente, ma comunque me la ricontrollo, fra la prima linea, fra la Sakura e la Anami, o addirittura la Gentleman Approved, sì, ci sono addirittura 10 o 15 euro di differenza. Ok, tutto e chiaro. Cosa vuol dire? Che con una scelta, in un attimo, si decide se su quel lombo di 30 kg, faccio un esempio, tu puoi guadagnare o 300 o 400 euro in più su un lombo. Tutto chiaro. Molto facile sarebbe chiamare tutto un imprenditore senza scrupoli, ma comunque di media visione, in un attimo cambierebbe le carte in tavola. Invece la serietà è fare quello. La fortuna del mio mestiere, anche se facciamo lavoriamo molto, è che questa carne non è infinita. Cioè, quindi io posso arrivare a un totale, a un massimo di possibili clienti. Quindi se la devono meritare? Ma sì, più che altro io mi devo meritare il cliente che è capace poi, perché l'obiettivo l'ho dato l'altro giorno all'ufficio commerciale, ragazzi, in Italia chiudono 107 province. Sì. Io voglio la migliore macelleria e il miglior ristorante per ogni 107. Provincia. Okay. E poi dopo, attenzione, stiamo anche esportando in Svezia, okay, in Danimarca, in Albania. Questa settimana, proprio due giorni fa, abbiamo aperto anche il mercato ungherese, il mercato greco. Io ho parlato con il greco e ho detto: guarda, a me in Grecia me ne basta uno che è capace, sì, sì, però io voglio persone che credono nel progetto e che siano capaci a tenere alto il valore di un prodotto che ha questo tipo di caratteristiche, anche perché, come si diceva a Roma, il gargarozzo uccide, perché il gargarozzo, quando tu vuoi fare troppo... Il gargarozzo, diciamolo, quando uno vuole mangiare troppo, gli si gonfia, qui a Roma diciamo il gargarozzone, utilizziamo questo termine per dire quello che non si accontenta, l'avido, e giusto? Gli si gonfia, però poi alla fine si strozza. Sì, giusto lavorare, giusto fare business, giusto fatturare, ma al gargarozzo. Il più possibile in base alla reperibilità del prodotto. Io ogni tanto ho ricevuto qualche, diciamo, osservazione che mi dicevano: ma Fabio Galli lavora solo l'estero. Non è vero. Tu non è vero, perché allora, questa domanda, ragazzi, studiatissima. Innanzitutto un 20%, 30% stiamo abbiamo lanciato ormai da 4-5 mesi una rivalutazione della vacca italiana, nello specifico di una vacca vecchia, cioè una vacca a fine carriera, ma siccome molte cose, io lo devo dire in onestà, no? Sì. Io ho lo spagnolo, mi produce la vacca vecchia, ma ce l'abbiamo anche noi la vacca vecchia. Per quale motivo una vacca vecchia spagnola deve entrare in un interiorio così bello come la vacca vecchia italiana? Perché siamo stati un pochino, diciamo, ci hanno anticipato. Loro sono assolutamente bravi su la comunicazione che diciamo prima. Sì, sì. No, se noi facciamo il paragone fra Italia e Spagna, cioè, diciamo che Spagna è estremamente nazione evoluta, ma insomma l'Italia, insomma, non credo che sia meno evoluta della Spagna, e anche a livello di numeri. Possiamo dire che hanno un po' più di vantaggio, no? Che hanno iniziato a raccontarlo prima, no? Sì, ma quando c'è una lepre, la cosa più bella è quella di appresso. Esatto. Capito? Poi alla fine, quando tu sei la lepre, il problema è che poi qualcuno che ti quella appresso. E su quello è ancora più bello, perché poi devo dire: ok, ma c'ho dietro altre persone. Quindi adesso tu hai le tue tre selezioni, c'hai la vacca vecchia italiana. Sì, c'ho la vacca vecchia italiana. Perfetto. Poi giro spessissimo, l'altra settimana ero in Croazia per vedere che io sono sempre alla ricerca sia di prodotto, le mie storie, no? La vacca perfetta. Allora, la vacca ho domande scomode. Sì. Allora, la nazione in Europa più figa dal punto di vista carnivoro qual è, secondo te? Io faccio sempre un paragone. La carne
come le persone, come le bellezze anche di una donna, c'è una donna bellissima lituana come brutta lituana, o c'è può essere una donna bellissima italiana come non carinissima, perché non mai brutta, non così graziosa come. Diciamo che noi andiamo sugli animali da latte. Sì. Gli animali da latte sono svariegati. Sì. Diciamo che questo poi molti non sanno, ma addirittura la carne che infiltra di più, cioè l'obiettivo massimo della mia selezione, è la semplicissima frisona bianca e nera. Bella. Che in base alle localizzazioni, alle geolocalizzazioni, viene volta per volta incrociata con delle razze locali. Mm-hmm. Faccio esempi stupidi, no? Esiste anche la bianca e nera polacca, che è comunque sia un'ulteriore razza delle bianche e nere, che erano quelle del nord della Polonia. Lì ci sarebbe una storia da raccontare enorme, perché la vacca... Organizziamo un viaggio in Polonia? Fighissimo. Io vado. La bianca e nera, che adesso è rarissima, la bianca e nera polacca, la dico al volo così, dai. Si definisce mezza carne. Vuol dire questo, perché c'è, l'animale viene sempre creato. Parliamo dell'animale polacco. Io ti sto parlando della bianca e nera polacca, okay. Che è una un incrocio fra razze locali e il ceppo della frisona, dell'Holstein. Okay. Okay. La bianca e nera, la mucca carolina che tutti conosciamo, solo per fare un esempio, se no ci dilunghiamo troppo. La bianca e nera polacca del nord della Polonia, ai confini con la Lituania, viene definito dai professionisti un mezza carne. Se vi ricordate il ragionamento che facevo prima, gli animali sono o da carne o da latte. O da latte. Sì. E poi c'è il misto duplice attitudine, che noi tecnicamente sarebbe da dire duplice attitudine. Sì. Però io da macellaio chiamo mezza carne. Ma lì c'è un motivo storico per cui quella razza è stata creata, perché se vi ricordate la Polonia era comunista. Sì. Quindi c'era comunque un'economia totalmente diversa dal consumismo di oggi. Quindi che cosa succedeva? Veniva creato questo animale perché? Perché era un animale che produceva, non come una frisona pura, tantissimo latte, ma ne produceva abbastanza per sfamare una famiglia. Dopodiché però aveva anche una qualità di carne. Quindi che succedeva? L'allevatore produceva per uso interno, no? Per il latte la mattina, non è che andava a rivendere, c'era un'economia diversa, no? Chiaramente lo sappiamo storicamente come funziona il discorso del comunismo, quindi che succede? Aiutava la famiglia a bere il latte, ma a fine carriera mangiavano anche un buon pezzo di carne. Ad oggi è una razza che fa fatica a trovare la sua economicità, perché ad oggi tutte specializzazioni. Ormai o si spinge sul latte, quindi ancora è molto rara trovare quel tipo di vacche, però ci sono. Poi parliamo della Danimarca. Aspetta, prego, ragazzi, questa abbiamo fatto una mini lezione di geopolitica applicata al mondo bovino, con l'origine della vacca polacca, mezza e mezza. Ma così è. Però così tu stai facendo un po' il paraculo, perché io ti ho chiesto la nazione che ti ispira di più, i più bravi, ma hai fatto un panegirico del quarto d'ora. Una cosa? Dai, fammi una graduatoria, le prime tre. Danimarca. Sono forti? Sono molto bravi, molto skillati, come perfetto. Dico io, sono molto furbi. Ce l'hanno fa. Poi diciamo che, però la classifica me la devi fare, sulla commercializzazione o sulla qualità della carne? No, su quella che ti ispira a te, quando vai lì e dici questi sono figli. Allora, guarda, così una cosa, a me quella che mi ispira di più, da avventuriero quale sono, io sono un avventuriero, l'ultimo viaggio che ho fatto in Lettonia 4 anni fa, cioè, premetto che io sono stato uno dei primi importatori. Repubblica Baltica. Baltica, sì, io sono stato uno dei primi importatori della carne lituana. Io ho chiamato Baltica all'epoca, sono 20 anni. Poi sono 20 anni che io faccio Lituania. Torniamo alla Danimarca, Lituania. Lituania, poi dopo alla fine chiaramente ci abbiamo Italia, perché c'è tutta la sezione della Pianura Padania. Andiamo in Croazia. Pure i croati? Sì, perché in Croazia. Ti ispirano pure loro? Sì, perché i croati sono bravi. La Croazia che cosa c'ha come carne prevalente, questo per dirlo, sono le Simmental, che sono degli incroci fra le razze locali e la Simmental tedesca. Io già t'ho capito, o la bianca e rossa. Tu che sei una grande spugna, io sono assolutamente convinto, tutti l'Europa, tutti i giri che ti fai assorbi il meglio da qua, la sintesi. Ma mi diverte proprio. Fai la sintesi e nascono le bistecche. Ti volevo dire quella cosa da Lettonia, tu dici perché ti piace, perché a me piace arrivare sempre per primo. Allora, una volta mi ricordo, uscivo da Riga e stavo andando praticamente a vedere un macello in Lettonia. Premetto che la Lettonia, io sono arrivato a Riga, città bellissima, moderna. Al mattino prendo la macchina, avevo un appuntamento a 200 km da Riga, un mattatoio
che non avevo mai visto, però ero curioso, ho avuto un contatto, dice, ma io ti dico, io prendo e parto, perché io devo andare a vedere dove compro la carne, non è che dico manda, che dico, venga a vedere. Insomma, esco da Riga con questa macchina, tranquillo, da solo, la mattina alle 7, esco da Riga, dopo un quarto d'ora mi squilla il telefono, era una mia amica lituana, di un macello chiaramente, sì. Che insomma mi chiedevano, Fabio dove sei? Guarda, sono in Lettonia. Lei, ma come sei in Lettonia? Ma lì non ci sono neanche le strade. Ha fatto, guarda, Olesia, mi ricordo, sì. Olesia. Si chiama, che non lavora più in quell'azienda, ma comunque, dice, guarda Olesia, io insomma sono uscito da Riga, c'ho le super strade. Il tempo di attaccare il telefono, ho fatto 100 km di strade sterrate. E sei arrivato a sto macello? Sono arrivato al macello, arrivo al macello, arrivo. Io c'avevo un mio amico mediatore lituano che mi doveva, sì, aspettare, ma come al solito io sono puntuale e lui stava in ritardo. Giusto. Entro praticamente dentro questo mattatoio, dai, Mr. Galli, mi mettono seduti dietro un tavolo di legno con tutti i russi, parlavano tutti i russi, non c'era uno che parlava inglese. Dove io ho aspettato un improbabile veterinario aziendale che spiccicava due, sì, parole. Questo è il bello, no? Nel senso, vai a cercare, vai a trovare, vai a vedere. Più incontaminato di quelle tipologie di allevamenti non esiste, nel senso che quello è, va in Danimarca, iperstrutturati, okay, estremamente furbi schillati, difficilmente riesce a trovare. Ragazzi, nel mondo della macelleria, parliamoci chiaro, la Danimarca è un po' conosciuta perché sto manzo danese, soprattutto bravissimi, in centro Italia. Attenzione, raccontato. Ragazzi, bravissimi danesi. La Lettonia effettivamente no. Ma perché è difficile portare. Perfetto. Bravo, cioè, grande, ottimo. Io ho provato a portare, mi ricordo, i primi carichi della Lituania. Sì. Io avevo un bilico che andava in Lituania e tornava indietro. E li facevo girare 3 macelli. Sì. Oh, una volta sono riuscito a collettare vuol dire a scegliere, a far, sì, scegliere, sì, su 20 tonne di carne. Io ho pagato un camion intero che costava, sì, 3.000 euro per portare 3 tonne. Ok. Perché non avevo trovato. Traduci tonna per. Tonno lì è 3.000 kg. Esatto. Un camion che porta 20.000 kg, pagato 3.000 euro di viaggio, io devo caricare 20.000 kg, 20 tonne. Non sono riuscito a collettare la merce tra i 3 macelli. Allora comincio a parlare con i macelli, dico scusate, ma dico. Ok. Per sì, quale sì, motivo? Lituanian Lottery era, okay, all'epoca, c'era una lotteria, mi sono detto se riusciamo a fare questo. Tanta pazienza nel tempo, ma ha creato comunque dei canali che ad oggi continuano. Okay. E quindi fare il bilico di carne dalla risultato. Allora, noi siamo in chiusura, però mi sono perso il telefono perché ci sono i follower che hanno scritto domande che ti dovrei fare. Allora, qui ci hanno fatto un po' di domande. Il primo dice perché mangiare carne Sakura, l'abbiamo detto fino adesso, no? Sì, perché è una carne selezionata, fondamentalmente codificabile, buona, incodificabile. Via. E se avete paura del grasso siete dei Giorgiana, come direbbero, sì, al nord, perché no, non è grasso ma è sapore. Ieri sera stavo a Siena, ho fatto mangiare a chi mangiava. Giuseppe mi chiede, posso lavorare con Fabio Galli? Amico mio, manda il curriculum, bravo, contatti bravo, su Instagram. Magari a trovare le persone che vogliono lavorare la carne. Se volessi portare la tua merce nel suo locale, Giovanni. No, basta che mi scrivi in direct a me o su Gruppo Galli, lo chiamerò io. Benissimo. O chi per me. E poi comunque sia, come dico sempre, e questa è un'altra cosa carina, l'abbiamo detto per la, sì, social, ma è importante. Io voglio che voi veniate in azienda, perché come io vado in azienda a scegliere la carne, voi dovete venire in azienda da me, e ne stanno venendo tantissimi, cioè, sì, da Aosta. Ottimo, da, sì, Aosta, confermo, da Aosta a Panarea. Da Aosta a Panarea, a Siracusa, no? Andiamo Siracusa. Da Siracusa sono venuti qua. Financo Agrigento. E lunedì prossimo, martedì prossimo viene un forte distributore di carne addirittura da Londra. Fantastico. Poi, quali sono le razze che selezioni per le tue carni? L'abbiamo detto. Da latte. E da dove provengono, dai migliori allevamenti? Chiaramente la difficoltà è trovare qualità e lo devo fare in tantissimi mattatoi. Okay. Perché. Ma sto lavoro delle selezioni, sì, ma lo fai pure te o deleghi qualcuno? Allora, lo faccio io, però... Le skill le hai trasmesse? Le skill le trasmetto perché io adesso sono 2 giorni che sto girando in Toscana. Perfetto. Una puntata zero c'è chi lavora per me. Benissimo. Però io giro sempre nello stabilimento e, okay, se vedo che un lombo è messo nella fila sbagliata, ci metto tipo 5 minuti, il poro Mamadou, che dal, sì, Mali è diventato, esatto, un selezionatore di carni, e quindi bisogna trasmettere a chi vuole capire. Cioè, okay, lui veramente, come dicevo, lui al massimo selezionava le antilopi che erano tutte magre, adesso mi seleziona la carne sicura. Benissimo, poi mi chiedono in ovviamente controllato. Certo, ovvio. Se non fossi stato Fabio Galli, che personaggio storico ti sarebbe piaciuto essere? Cesare. Certo. Vedi, io invece mi piacerebbe essere stato Cristoforo Colombo o Darwin, perché viaggiavano. Cesare pure era uno. Viaggiava e scriveva De Bello Gallico. A me piace comandare. Cesare. De Bello Gallico, insomma, qualcosa raccontava pure. Senti, poi alla Marzullo, una domanda che non ti ha mai fatto nessuno?
Allora, guarda, se a me non fanno le domande me le faccio da solo e cerco di metterle nell'ambito della discussione con l'interlocutore, anche perché mi piace, ieri sera stavo a cena con delle persone e mi piace instillare l'argomento, quindi instillare l'argomento è anche riuscire a capire qual è la... La cosa più bella che mi riconosco, e chiudiamo, che quando i miei agenti ormai Instagrammer girano in Italia, cioè, chiaramente perché il cliente poi alla fine va visto, anche perché se tu vedi il cliente c'è anche un rispetto in più nel vederlo, perché tu quando selezioni vedi la persona che, con cui tu hai preso un impegno, e questo va bene, diciamo che è uno spoiler mio personale, ma ci credo perché non voglio far più del cavolo. Ma la cosa più bella, e la ripeto, che tutti quanti, ma veramente tutti quanti, dicono: ma voi non lavorate, mia moglie per prima, voi non lavorate, ragazzi, voi vi divertite. Allora, vero, ci divertiamo da pazzi, ma se lavora, però insomma alla fine però almeno fanno un lavoro che vi piace e ve lo siete scelto. Allora, confuso, caro Fabio, qui devo tagliare puoi chiudere questa intervista, questo formato podcast a modo tuo. Sì, sì. E io vi dico, ragazzi, la carne di Fabio mangiatela al sangue, perché se no non me la mando proprio. Senti, facciamo così, allora la prima volta che lo faccio in questo canale ti lascio la telecamera, così ti fai il finale di video. Allora, va bene? Ragazzi, un abbraccio, un abbraccio sia con voi, vi lascio con Fabio per il fine video. Scrivetemi sotto altre domande, altre curiosità, va bene? Ciao, ciao, ciao. Allora, grazie a tutti, innanzitutto per la pazienza, che poi alla fine insomma, mi risento parlare anche sulle mie parole. Il mio claim naturale che è uscito fuori così è: ragazzi, grazie a tutti, fate una cosa, taglia.